Buongiorno a tutti e tutte. In questo incontro organizzato da Ashoka Italia qui a Ascoli Piceno, ho il piacere di condividere con voi alcune idee e esperienze sull'invecchiamento positivo in Africa e in Italia. Sia in Italia che in Africa, l'importanza del ruolo degli anziani è riconosciuta. In molte culture africane c'è un proverbio che dice che un anziano seduto a terra può vedere più lontano di un giovane in cima all'albero. Un filosofo maliano, Amadou Mpate Ba, diceva: quando muore un anziano è come se fosse bruciata un'intera biblioteca. Kofi Annan, ex segretario generale delle Nazioni Unite, ha fatto un discorso intitolato Una società per tutte le età. Lui diceva: una società per tutte le età e dove non si considera gli anziani come pazienti o pensionati. È una società multigenerazionale che vede gli anziani come attore e beneficiare dello sviluppo. Purtroppo l'influenza dei valori occidentali concentrato sui giovani ha un'influenza negativa sulla condizione degli anziani e delle sue relazioni con i giovani. Nel mio lavoro in Africa ho spesso osservato l'impatto negativo dei valori occidentali rispetto agli anziani. Per esempio, in Malawi, questa nonna diceva: molto spesso ci sono programmi che vengono nella nostra comunità che coinvolgono solo i giovani. Invitano i giovani ai loro programmi di formazione e si aspettano che tornano per insegnare a noi, gli anziani. Questo è irrispettoso. Nella nostra cultura siamo noi a dover insegnare loro. Allo stesso modo, un anziano in Senegal lamenta che i programmi di sviluppo non coinvolgono gli anziani. Diverse organizzazioni lavorano nella mia comunità, ma sono solo agli adolescenti e alle donne che sono interessati. Non sono interessati alla nostra esperienza e alla nostra conoscenza. Questi due esempi illustrano gli effetti dannosi dei programmi incentrati sui giovani a svantaggio degli anziani africani, come ha sottolineato Kofi Annan. La nuova iniziativa di Ashoka sulla nuova longevità sostiene una visione positiva dell'invecchiamento in tutte le società. Nel nord del mondo la popolazione sta invecchiando, mentre nel sud del mondo si assiste a un'interruzione della comunicazione tra anziani e giovani. Nel campo della gerontologia, tre aspetti chiave dell'invecchiamento positivo sono identificati. Primo,
la salute fisica e mentale, l'importanza per gli anziani di mantenere il più possibile la propria salute fisica e mentale. Secondo, la connessione con gli altri, il sostegno sociale e soprattutto le relazioni con i più giovani. Terzo, l'opportunità di contribuire al benessere degli altri e della società. Molti studi hanno dimostrato che un forte sostegno sociale e l'opportunità di contribuire alle vite degli altri hanno un impatto positivo sulla salute fisica e mentale degli anziani. In Africa il ruolo degli anziani è radicato nella cultura, però oggi c'è una diminuzione della relazione tra anziani e giovani. Un obiettivo prioritario della mia organizzazione in Africa è di promuovere l'educazione e benessere dei bambini e donne utilizzando una risorsa culturale, gli anziani, e in particolare le nonne. Ecco alcuni esempi di attività intergenerazionali coordinate dal mio team in Senegal. Qui il forum intergenerazionale, che coinvolgono tre generazioni di uomini e donne, capi tradizionali, capi religiosi, insegnanti per rafforzare la relazione tra tutto loro. Il giornate di elogio delle nonne per riconoscere il suo ruolo, le sue esperienze. La formazione alla leadership delle nonne per rafforzarne il suo ruolo di sostegno a donne e bambine. I workshop con tre generazioni di donne, ragazze, madre e nonne. I workshop con insegnanti e nonne per sviluppare la relazione tra loro. La produzione dei libretti sui valori africani per le scuole. Tutti con una nonna o un nonno in copertina per riconoscere il loro ruolo. Le nonne nelle scuole per fare racconti ai bambini del prescolare e elementare. Abbiamo osservato risultati molto positivi di queste attività intergenerazionali, cambiamenti nell'attitudine verso gli anziani da parte dei giovani e le attitudini degli anziani verso se stessi, l'aumento della confidenza delle nonne in se stessa. Questa nonna ha detto: prima, se entrava nel cortile della scuola, qualcuno diceva: cosa ci fa qui quella vecchia? Ora, quando arrivo a scuola, i bambini corrono e mi abbracciano. E quando esco dalla classe, mi cantano una canzone di loro. Un leader comunitario coinvolto nelle nostre attività ha detto: gli altri programmi non ci coinvolgono. In questa attività ci viene chiesto di condividere la nostra esperienza. Ora ci sentiamo utile nella nostra società. Le società africane e italiane sono molto diverse, ma in entrambe gli anziani svolgono un ruolo importante.
soprattutto contribuendo alla vita delle generazioni più giovani. Per gli anziani di entrambi i contesti, il loro invecchiamento positivo dipende in larga misura dal sostegno sociale che ricevono, dal loro coinvolgimento con gli altri, dall'opportunità di utilizzare la loro esperienza a beneficio delle generazioni più giovani e della società in generale. In Italia, rispetto a molti altri paesi occidentali, il ruolo della famiglia è ancora molto forte. Il ruolo degli anziani è ancora molto rispettato. Gli anziani, le relazioni intergenerazionali sono valorizzate. Concludo con una domanda. Data la tendenza verso valori individualistici, più incentrati sui giovani o a livello globale, qui in Italia sarà mantenuta l'importanza della famiglia, degli anziani e delle relazioni tra vecchi e giovani. E per chi è coinvolto in programmi di sostegno al benessere delle giovani generazioni, in che misura vengono coinvolti gli anziani e utilizzati approcci intergenerazionali? Infine, quali sono le opportunità per coinvolgere ulteriormente gli anziani a beneficio sia degli anziani che delle giovani generazioni. Grazie. Un ruolo importante, soprattutto contribuendo alla vita delle generazioni più giovani. Per gli anziani di entrambi i contesti, il loro invecchiamento positivo dipende in larga misura dal sostegno sociale che ricevono, dal loro coinvolgimento con gli altri, dall'opportunità di utilizzare la loro esperienza a beneficio delle generazioni più giovani e della società in generale. In Italia, rispetto a molti altri paesi occidentali, il ruolo della famiglia è ancora molto forte. Il ruolo degli anziani è ancora molto rispettato. Le relazioni intergenerazionali sono valorizzate. Concludo con una domanda. Data la tendenza verso valori più individualistici, più incentrati sui giovani a livello globale, qui in Italia sarà mantenuta l'importanza della famiglia, degli anziani e delle relazioni tra vecchi e giovani. E per chi è coinvolto in programmi di sostegno al benessere delle giovani generazioni, in che misura vengono coinvolti gli anziani e utilizzati approcci intergenerazionali? Infine, quali sono le opportunità per coinvolgere ulteriormente gli anziani a beneficio sia degli anziani che della giovane generazione? Grazie.